Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare un nuovo video e oggi voglio fare un altro Q&A, question and answer, domanda e risposta per voi. Un paio di video fa vi ho chiesto per le vostre domande e sono molto contento oggi per rispondervi, per risponderle. E tanto vale, iniziamo subito. Ok. Ho le domande sul mio computer qua. Quindi la prima domanda è da Francis Today. Grazie Francis. Credi che la tua conoscenza della lingua ti abbia aiutato a cogliere aspetti del nostro paese che da semplice turista non avresti notato? E se sì, quali? Grazie. Allora, direi di sì. È una domanda, non so se è una risposta non complicata, ma un po' più di un sì. Decisamente sì, avendo la conoscenza della lingua italiana mi ha aiutato tantissimo di avere le esperienze, le opportunità che di solito una turista media non avrebbe avuto. Quindi sono molto contento che ci sia andato quando avevo una conoscenza, un livello di italiano abbastanza alto perché decisamente senza questa conoscenza non avrei fatto quante cose che ho fatto alla fine. Ma non sono sicuro se non avrei notato le cose che ho notato se il mio livello non fosse così alto. Cioè, tranne per tipo la TV, le pubblicità, i segnali. Tutte le cose italiane così, con i testi italiani, ovviamente, come un turista media, non li avrei notati. Però non direi che queste cose sono tipo una cosa di cultura, no? Ma direi di sì, in base direi che avendo questa conoscenza, questo livello abbastanza alto della lingua, decisamente, mi ha aiutato di vivere più al massimo, diciamo in inglese almeno, per avere l'opportunità, e da queste opportunità, da queste esperienze decisamente mi hanno aiutato a vedere di più del paese e tutte le altre cose del genere che c'entrano. E la seconda domanda da Stefania di Gioia: quale città del sud e del nord ti è piaciuta di più? Hai avuto difficoltà con i dialetti nelle varie regioni? E un cuore. Grazie per il cuore e per le domande. Decisamente del sud direi di Bari. Mi piace tantissimo Bari, secondo me è una delle città più belle nel mondo. Decisamente la città più bella in Italia. In cui sono andato, e alla fine sono andato in 30 città. E dal nord direi di Venezia, anche forse Verona, decisamente sono andato, ho passato più tempo nel nord rispetto al sud, ma direi forse di Venezia. Ma Venezia ovviamente è una città molto unica nel mondo, ma anche in Italia. Quindi forse secondo me è un po' di una scorciatoia per dire oh Venezia, però Venezia è strabella e ci sono un sacco di cose da fare. Ovviamente ci sono tante cose in Venezia bellissime sì, quindi direi di Bari, Venezia, forse Verona, non lo so. E per quanto riguarda i dialetti, dei dialetti nello specifico, non so niente, non capisco niente dei dialetti. Forse un pochino di romana, di milanese, ma non no, praticamente non capisco niente. Quindi, sì, decisamente, specialmente ovviamente a Napoli, dove il dialetto è quasi impossibile, o in realtà è impossibile da capire per tutti, tranne per ovviamente i napoletani. Ma per quanto riguarda gli accenti, direi che forse gli accenti del sud sono più difficili per me da capire. E scusate, gli uccelli che stanno provando a scopare. E la terza domanda da Jonathan2IT: cosa porteresti della cultura americana in Italia e viceversa? Decisamente una cosa che porterei dall'America in Italia sarebbe
la puntualità, decisamente la puntualità. Ovviamente c'è uno stereotipo che secondo me è verissimo, che gli italiani sono sempre in ritardo, e questa è una vera cosa. Comunque, mentre dall'altro lato gli americani tendono a essere in orario, quindi qua in America, nella cultura qua, c'è decisamente più enfasi sulla puntualità. È una cosa molto irrispettosa se qualcuno fosse in ritardo. Decisamente questa è una cosa che porterei dall'America in Italia e viceversa. Direi semplicemente l'apprezzamento del cibo e del tempo libero. Qua in America, ho parlato di questo argomento un po' in passato, ma qua in America decisamente il cibo è visto come una cosa che è necessario per sopravvivere, ma non è una cosa da apprezzare come in Italia. Qua in America, per la maggior parte, i pasti sono fatti molto veloci, è praticamente tipo, oh, dai, dobbiamo mangiare e poi dobbiamo fare un'altra cosa produttiva. Mentre in Italia ovviamente c'è enfasi sulla qualità, sul mangiare, sul lato di mangiare, di godersi del cibo, non lo so. Quindi questa è la cosa viceversa. Quarta domanda o domande da Dario. Che ne pensi delle ragazze italiane? Ti piacerebbe trasferirti in Italia? Se sì, che difficoltà incontreresti? Rispondo alla seconda e terza domanda. Prima, sì, decisamente mi piacerebbe trasferirmi in Italia. Mi piacerebbe viverci per almeno un anno, per vivere una vita all'estero, nel mio proprio appartamento, da solo, e decisamente semplicemente vivere una vita all'estero in un modo in cui ovviamente non c'è una scadenza che succede con una vacanza, ovviamente. E sì, c'è tanta difficoltà in realtà per trasferirsi in Italia da un paese fuori l'EU. Essendo americano, il nostro passaporto è bravissimo e ottimo per viaggiare, ma in realtà per trasferirsi ci sono un sacco di ostacoli, purtroppo, ma non è impossibile ovviamente, quindi in futuro magari avrò successo con questa cosa. E la prima domanda: mi piacciono le ragazze italiane? Secondo me loro sono stra belle, un po' uniche. Mi piacciono un sacco. Non so quanto dovrei esplorare questo argomento, forse in futuro c'è un altro video per questo argomento. In base, sì, mi piacciono tantissimo le ragazze italiane. Secondo me loro per la maggior parte sono in forma, sono alla moda, sono belle, gentili, decisamente diverse dalle ragazze americane. Secondo me le ragazze italiane sono meglio. E sì, direi anche che le ragazze italiane tendono, almeno dal mio punto di vista, tendono a essere molto amichevoli e molto socievoli. E la quinta domanda dal Prisco Prisco: hai mai pensato di prendere la cittadinanza italiana? Sì, ovviamente mi piacerebbe un sacco avere la cittadinanza italiana, ma è difficile. Anche se io sono italo-americano, si deve, per portare o per prendere la cittadinanza italiana per un italo-americano, si deve avere tanti documenti, decisamente tante informazioni sugli antenati e sulla storia in Italia, tutte le cose del genere. E purtroppo per la mia famiglia non abbiamo tutte queste informazioni, purtroppo, ma magari in futuro decisamente vedremo. Sesta domanda: quali sono le cose che non ti piacciono o che non sopporti? Una domanda delle cose negative, fantastico. Non mi piacciono i ritardatari. Decisamente questa è una cosa che mi dà un sacco di fastidio, perché sono una persona che è sempre in orario. Decisamente di solito arrivo in un posto 15-20 minuti in
in anticipo. Quindi sì, mi dà un sacco di fastidio quando sto incontrando con una persona e questa persona è in ritardo. E un'altra cosa che non mi piace sarebbe decisamente che non sopporto, che non riesco a sopportare, sarebbe la mancanza della competenza. Non voglio sembrare tipo arrogante o qualcosa, un altro aggettivo, ma secondo me non mi piace, ho un problema con il sopportare della incompetenza. E la settima domanda, un tuo pregio e un tuo difetto. Inizio con uno dei miei difetti, decisamente sarebbe in realtà non ho tanta empatia, purtroppo, quindi direi che questo è un difetto, ma non è la mia scelta. E uno dei miei pregi, sono molto fiero di me stesso, forse per la mia volontà e per la mia abilità di essere produttiva. Secondo me nel mio cervello non c'è niente che non riuscirò a fare, quindi sono molto fiero di questa cosa e secondo me questo è uno dei miei pregi. Ottava domanda, sei superstizioso? No! E la nona domanda, o domande in questo caso, sarebbero da Claudia, grazie. Qual è il ricordo più bello dell'Italia che ti porti nel cuore? Allora, direi semplicemente i ricordi, scusa per il plurale, ma semplicemente i ricordi del tempo passato con la mia famiglia ospite e anche i miei amici italiani, decisamente semplicemente il tempo passato insieme. E non dimenticherò mai come un ricordo del tempo passato insieme. La città che ti è piaciuta di più, il piatto più apprezzato, come ho detto prima, sarebbe Bari. Il piatto più apprezzato sarebbe forse gli spaghetti all'amatriciano o anche allo scoglio. Entrambi ovviamente sono buoni. La regione italiana che ti è piaciuta di più? Direi della Puglia. Mi piace un sacco il sud in generale, ma decisamente la Puglia. La Puglia è strabella. Non vedo l'ora di tornare in Puglia. Cosa pensi degli italiani? Penso che gli italiani sono molto amichevoli, socievoli, sempre in ritardo. No, in generale gli italiani sono persone molto amichevoli, socievoli, gentili, simpatiche. Sì, per la maggior parte direi che dopo 70 giorni in Italia non ho incontrato una persona maleducata. Per la maggior parte non ho incontrato una persona che mi faceva pensare oddio, non posso sopportare questa persona decisamente è maledetto. Ritornerai presto tra noi? Sì, decisamente, spero tra un paio di mesi. La undicesima domanda da Elena, grazie Elena. C'è qualcosa di semplice e ovvio negli USA ma non in Italia? Sì, forse non è una cosa materiale, ma direi della comodità, cioè convenience. La comodità è dappertutto in USA, negli USA. Decisamente le aziende qua, la vita qua è creata per la comodità, dalle farmacie che sono aperte 24/7. È possibile praticamente di comprare tutte le cose che si servono nella vita tipo in uno negozio invece di 3 o 4 negozi. Non sto dicendo ovviamente che la vita in Italia è l'opposto di comodità, ma decisamente c'è una grande differenza secondo me tra la comodità, tra la convenience tra i nostri paesi. E ho già risposto alla seconda domanda di lei. E sì, queste sono tutte le domande che ho ricevuto.
per questa terza Q&A. Spero che questo video sia interessante. Decisamente lasciate le vostre domande nei commenti qui sotto per il prossimo Q&A. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao ciao!